Ciao ragazzi, bentornati e bentrovati su questo canale. È arrivato il nuovo pacco Habibi di agosto. Non vedevo l'ora. Siccome so che sei felice di unboxare questa è una cosa che mi riempie di gioia e mi soddisfa immensamente. No, ma ti lascio l'onore. No, questo mese tocca a te. Vabbè. Ok, io apro, però ti porgo il giornaletto e mi dici cosa. D'accordo. Vediamo cosa c'è. Intanto salutiamo Andrea. Ciao Andrea, perché sappiamo che tu ci tieni a vedere queste box, quindi un saluto e un bacione. Sai che avevo pensato anche io di fare Andrea. Vabbè. See you soon, probabilmente lei è stata in vacanza, adesso quindi ha finito la sua vacanza, deve tornare alla vita di tutti i giorni, dice ci vediamo l'anno prossimo. Sì. Private sale, attenzione, scopri gli articoli second hand più desiderati dalla nostra community. Hai notato come ogni 5 parole una debba essere inglese? Mm-hmm. Globale di amanti della moda. Avrebbero potuto dire fashion a questo punto. Una selezione speciale solo per Habibi. Dal 24 agosto al 30 settembre disponibile online su Habibi. Puoi trovare forse i prodotti e gli articoli esclusivi, evidentemente. Credo. Di seconda mano. Sì. Certo. Apriamo qui, vediamo cosa c'è. Allora, abbiamo là una borsina che si può utilizzare comodamente a zainetto. Bello. Non è molto fashion questo, però insomma è sempre utile. Ti annuncio già che ci sarà tantissimo rosa. Wow, è vero! Allora, iniziamo con questo che bello cicciotto. Cioè dovrebbe essere qua dentro? Sì, questo qua. Ah, intanto, eccolo. Questa box è del valore di 127 euro. Mm-hmm. Non male, dai. Vabbè, questo è questo. Protezione solare, spray per capelli 100 ml. Benone. Eccolo qua, perfetto. Sun Protection Oil, protezione solare spray per capelli. È ristrutturante e schermante con una piacevolissima profumazione che protegge dal sole tutti i tipi di capelli. Al suo interno contiene filtri solari che assicurano una protezione ad effetto schermo totale dal sole, dalla salsedine e dal cloro, già che ci siamo. Così anche se andate in piscina o anche se siete soltanto a bordo spiaggia. Ok, sa di un profumo per capelli che avevo sentito da Bottega Verde. Mantenendo il colore dei capelli più a lungo. Tra gli ingredienti principali, olio di palma. Ah no, c'è l'olio di palma! E vitamina E, che apportano energia, idratazione e protezione ai capelli. La texture non unge i capelli. Valore di? 19 euro. 19 euro. How to use? Vai. Nebulizzare il prodotto sui capelli asciutti o bagnati, fai un po' te, tanto è uguale. Durante l'esposizione al sole, ripetere ogni 2 ore e dopo ogni tuffo. Che lo lavi via, certo, giustamente la lavi via. Devi rimetterlo. E vabbè. Ma vale anche per quando utilizzi l'asciugacapelli? Secondo me sì. Secondo me ma tu sì. Nel dubbio lo metti dopo, non prima. E che c'entra? No? È per proteggerti dal calore dell'asciugacapelli. Ma nulla può proteggerti dal calore dell'asciugacapelli, probabilmente. No, esistono dei devono essere dei prodotti specifici. E perché questo che è? Se è protezione solare, non solare, c'è scritto. Solare. Tu mettilo sui tuoi capelli quanto più spesso possibile, così che siano più protetti che puoi, va bene? Ok. D'accordo. Comunque, interessante. Questo ci piace, ci piace. Secondo prodottino, Rose Blossom Glow Facial Oil. Eccolo. Di Eclat Skin. Mentre quello di prima era M18. Allora, intanto cominciamo col dire che è della Eclat Skin London, che è un marchio premium per la cura della pelle che combina ingredienti di prima qualità, naturali e rari per fare cose pazzesche. È Rose Blossom Glow Facial Oil, olio viso alla rosa, olio viso, sì. Ok. Nel frattempo i nostri vicini che fanno una festa di compleanno? Credo ci sia una sorta di festa di paese fuori da casa nostra. Credo che abbiano montato delle giostre, ma senza le giostre, ma solo con l'animazione. Oddio. Rigenerate la vostra pelle dopo l'estate con l'olio per il viso leggero e profumato ai petali di rosa. Buono. Leviga, nutre e idrata la pelle. Caramella alla rosa. Per darle un aspetto luminoso e radioso, evitando così screpolature e pelle secca causate dal sole. Infuso con acido ialuronico, oli naturali e molteplici ingredienti idratanti, ammorbidisce la pelle preparandola a ricevere successivi trattamenti di bellezza. Uh-huh. La formula è leggera, non unta e mira a rendere l'incarnato più rimpolpato, eliminando il colorito spento e stanco. Applicare 2-3 gocce sulla pelle pulita mattina e sera. Proseguire con la skin care routine e una crema idratante per pelli grassi applicare solo una volta al giorno. Poi abbiamo... Scusa, stavo leggendo tutta una spiegazione sull'acido ialuronico, che il loro in realtà è
più potente degli altri acidi ialuronici, cioè penetra nella pelle più a fondo. Vabbè, perché? Sì. Perché? Non te lo dice. No, perché. Non lo spiego. Il nostro no, è più bello. Dobbiamo credergli sulla fiducia. Ok, poi abbiamo. Hanno fatto dei test. Allora. Sempre dell'M18 come la protezione per i capelli. Mm-hmm. 22 Luxury. Ce l'ho. Argan Oil. Olio ristrutturante all'argan. 20 ml. Un olio ristrutturante non grasso, dall'esclusiva formula ultraleggera, ideale per tutti i tipi di capelli, uh-huh, che grazie alle proprietà dell'olio di argan assicura luminosità, morbidezza e nutrimento ai capelli. Massaggiare la quantità necessaria sui capelli umidi, okay, e procedere poi all'asciugatura desiderata. Desiderata. Api o vespe, entrano cose dal balcone. Sì. A capelli asciutti puoi massaggiare una piccola quantità quotidianamente. Attenzione, asciuga molto velocemente. Sì, ma sì, li puoi usare tutte assieme queste robe qua. Cioè, questo tipo vai a mare, no? Poi torni, ti proteggi i capelli col primo prodotto che abbiamo visto. Questo, sì. Poi torni, ti fai lo shampoo, sì, e a capelli bagnati applichi l'olio ristrutturante. Però si asciuga presto. Ma se tu hai, okay, capelli bagnati non lo capisci se si è asciugato oppure no. Giusto. E l'olio viso alla rosa, no, quello è per il viso, quello non c'entra con, sì, i capelli. Va bene. Io ho molto caldo. Fa molto caldo. Comunque, guarda che l'olio di viso alla rosa, l'olio, che dico sempre olio di viso, l'olio viso costa 60 euro. Qual è? Ridendo e scherzando. Questo è 60 euro, raga, 60. Dicono di sì, esatto. E mentre l'argan oil? 15 euro. 15 euro, va bene. Cioè questi due insieme sono tipo 34 euro. Questo e poi, è... poi sbam! Bam, 60. Ah, perché quello della marca figa? Che usa l'acido ialuronico micronizzato fotonico. Più bello del mondo. Poi abbiamo... un argan mask, mm-hmm, sempre 22 Luxury M18. Comunque sta signorina, sì, cioè si trova tipo sulla cima degli scogli molto alti rispetto al livello del mare, quindi non perché è, ci va in costume? Non è che stai andando a mare, è stato, no, andato in costume a farti il bagno e poi sei salita sulla cima della scarpinata per fare, boh, non lo so. E sono sicura che non ti tufferai da lì. No, assolutamente. Allora, ma che stanno facendo? Credo sia il compleanno più grande a cui abbiamo assistito. Abbiamo, che abbiamo una sinistrato? Maschera all'argan. Lui non è Nicolas Cage. No, no, però si chiama. Non è mai Nicolas Cage. Nicola Drmal. Fai vedere Nicolas Cage di questa volta. No, stavolta non ci assomiglia. Un po' ci assomiglia. L'altra volta ci assomigliava di più. C'è scritto: Argan Mask garantisce un'elevata idratazione a capelli secchi e sfibrati, grazie, mm-hmm, all'azione dell'olio argan. Dove sei capelli? Capelli, pantenolo, aloe, proteine del latte. Rinforza la struttura e assicura una naturale lucentezza e pettinabilità. Capello completamente rigenerato, corposo, tonico, luminoso, dall'aspetto naturale. Dopo lo shampoo. Ho perso il rigo, è scritto piccolo. Tamponare l'eccesso d'acqua, applicare una generosa quantità su tutta la lunghezza dei capelli, lasciare agire per alcuni minuti con o senza fonte di calore. Risciacquare accuratamente e procedere quindi con l'asciugatura. Vabbè, quindi un po' simile a quello che abbiamo visto prima? O... no, che no, c'entra? Non c'è io. Stai facendo lo shampoo, nel mentre, mm-hmm, non hai realmente finito di farti lo shampoo, ti schiaffi questo in testa. Agisce per alcuni minuti, dopodiché lo sciacqui via e poi lo asciughi i capelli. Okay. E quando lo asciughi i capelli, quando sono umidi ma non bagnati, utilizzi quest'altro. Va bene, farò finta di aver capito. Nel frattempo sono rimasto affascinato dal fatto che Nicolas Cage era tipo un dermatologo che a cui fanno domande e risponde cose del tipo: non dovete esporvi al sole troppo forte, non dovete usare una protezione troppo bassa. Grazie. Sappiatelo. Adesso abbiamo invece Desert Mirage fase 0 highlighter. Sarebbe, mm-hmm, un illuminante. È un illuminante viso che, a differenza delle formule tradizionali, non hanno una texture. No, hanno, questi illuminanti hanno una texture simile al burro, morbido e soffice. Mm. All'interno poi ci sono sottilissimi pigmenti microperlati che si fondono con la pelle irradiandola di luce propria. Applicato sugli zigomi a arco di Cupido e naso d'onno. Io non so cos'è l'arco di Cupido, dovrei saperlo. Anche io dovrei saperlo. L'arco di Cupido? Boh. Aspetta, riprendi. Arco di Cupido. Magari è qua sotto il sopracciglio. Ma pensami, sì. E naso d'onna, oppure è questo, però sono gli zigomi. Boh. No, donano all'incarnato un effetto glow naturale, ne salta la bronzatura. Ha detto naso? Naso. Zigomi, arco di Cupido, quindi l'arco di Cupido non può essere gli zigomi. Ah, zigomi, arco di Cupido e naso, si sì, sarà qua. Sarà. No, sotto. Non lo so. Non sopra, sta credo.
In anatomia non me l'hanno chiesto l'arco di Cupido. Determinare. Sai dove la glabella, ma non l'arco di Cupido. Vergogna. Ho sempre desiderato un illuminante e non l'ho mai comprato. Ah, questo è figo, vale tipo 33 euro. 33 euro. Avresti preferito lo Shifting Sun o ti piace il Desert Mirage? Fanno bene entrambi. No, questo è perfetto. Bene. Questo è perfetto. Mi piace. Sembra questa... più chiaro dal video. Sì. Mi piace questa big box di questo mese. Anche a me. Mi sembrano prodotti tutti utili o comunque utilizzabili. Sì, sì, sì. Le novità di Stay Beauty, fondotinta con protezione solare, costumi da bagno 2020, sì, esercizi sì. In acqua per contrastare la cellulite. Quelli sarebbero utili. Ma ce li spiegano oppure ci dicono dovete farli, ma non ce li spiegano? Fate acqua gym e fate nuoto che fa bene al corpo. Grazie per i consigli di fine estate. Bene, fine? Sì. E che, ma non manca qualcosa rispetto alla box precedente? Che ci lamentavamo. Forse quello. Ci siamo lamentati un pochettino. Così non, cioè così non c'è piacere. Hai aperto una box, ci hai trovato dentro delle cose. Ti sono piaciute? E adesso prendi, chiudi la box e poi li utilizzi. Cioè, fine, troppo semplice. Ragazzi, spero che sia stato utile questo video per chi si vuole approcciare al mondo ABB. Tu sembri molto soddisfatto. Non vedo l'ora di vederti usare gli oli sui capelli. Ragazzi, grazie mille per essere stati con noi. Ci vediamo con il prossimo video che probabilmente uscirà tra 5-6 giorni. Ah sì? Ma non con il box ABB. Ah già. Con la novità su cui stiamo lavorando e stiamo anche penando. Proprio in questo esatto momento noi stiamo lavorando e penando per quella cosa. Solo che la pena è invisibile agli occhi. Quindi ragazzi, grazie mille per essere stati con noi. Se vi va e non siete troppo stanchi e affaticati dall'estate, potete mettere un mi piacino sotto il nostro video. E se vi va potete anche sottoscrivervi al canale per non perdervi nessun video, nessuna delle nostre meravigliose avventure. Vi salutiamo, ci auguriamo di ritrovarvi presto. Alla prossima.